assist sportivo, siamo qui dal Palapoli, in diretta appunto dal Palapoli, in compagnia del coach Paternoster al termine della gara contro il Molfetta. Allora, ancora una vittoria, ancora una grande soddisfazione, questa volta col Molfetta. Sembra che l'Agropoli abbia trovato la strada giusta. Sì, è una vittoria importante perché continua il nostro trend positivo su un campo difficile che io conosco bene, una partita non semplice, siamo stati molto bravi a gestire in parte i ritmi della partita e soprattutto a non perdere la testa nel momento in cui Molfetta a 2 minuti e 20 ci ha superato di un punto, siamo stati bravi. Il nostro campionato non si ferma qua, continueremo così come stiamo facendo a lavorare tantissimo, però è una vittoria che ci dà morale. Ecco, se a proposito del morale, grande prestazione, tira su un po' il morale la prestazione dei ragazzi, Serino, insomma sotto canestro, ha messo sotto pressione gli avversari, si sentiva un po' la mancanza del lungo Pongetti, visto l'ultimo insomma infortunio? Sì, si sentiva la mancanza di Pongetti, parlavo prima con gli amici appunto di Molfetta, dall'inizio dell'anno ho avuto infortuni un po' lunghi, ma tutti causati da traumi, stasera rientrava Antonietti al debutto, quindi stiamo un po' soffrendo da questo punto di vista, però i ragazzi si impegnano tantissimo e quindi ti ripeto, contentissimi di questa vittoria. Davide è importante, però è una vittoria di tutta la squadra, quindi siamo contenti. È troppo presto parlare, ora siamo ancora alla terza giornata, ma che campionato si aspetta? È un campionato secondo me molto equilibrato, sulla carta Scafati dovrebbe essere un attimino più forte di tutte le altre squadre, dopo Scafati vedo un grande equilibrio, vincere fuori casa non è semplice in questo campionato, per vincere bisogna lavorare tantissimo, essere sempre concentrati, non avere cali appunto di concentrazione e chiaramente bisogna lavorare tantissimo. È un campionato, ti ripeto, secondo me difficile, tolta Scafati che vedo nettamente favorita, poi secondo me vedo un grande equilibrio, quindi la differenza alla fine la faranno i particolari come sempre in questo sport, mi riferisco anche soprattutto, ti ripeto, agli ultimi 2 minuti e 20 in cui noi siamo stati bravi stasera a cambiare difesa, le abbiamo un attimino spiazzati, forse siamo stati anche un po' più lucidi di loro, abbiamo gestito bene gli ultimi 2 minuti e mezzo, quindi questo è un plauso alla mia squadra, ti ripeto, contro una squadra difficile da affrontare, su un campo caldo, con un pubblico che io conosco bene, molto competente, quindi non sarà assolutamente facile venire qui a vincere e quindi per noi questa vittoria ha una doppia importanza. Questi sono i pro e i contro di questo sport, appunto il basket, cioè le carte in tavola possono cambiare da un momento all'altro se nella fine. Alla fine abbiamo tremato. Ha tremato la squadra. Sì, no, il basket è un gioco bellissimo dove il risultato non è mai scontato e quindi per questo a chi piace il basket non si annoierà mai a vedere nessun tipo di partita, a partire dall'NBA a finire all'ultima partita di un campionato giovanile o di un mini basket. Quindi questa è l'emozione che ci dà questo sport. Noi, ti ripeto, siamo fortunati che facciamo, almeno io mi reputo molto fortunato ad essere un allenatore, a essere un allenatore, un coach appunto di una squadra di pallacanestro. Amo questo lavoro, amo questo sport, quindi stasera questo è stato anche un bello spot per tutti gli amanti della pallacanestro. Che qui a Molfetta, ti ripeto, sono tantissimi e auguro a Molfetta di tornare ai posti, ai campionati che gli compete, sia per il blasone della società, per la competenza del pubblico, per la passione di questa dirigenza che oggi come oggi non è semplice trovare dirigenti che investono nel basket, il momento è difficile, quindi bisogna essere grati a tutti i dirigenti che continuano ancora a credere in questo sport, a investire i propri soldini che oggi non ce ne sono tanti, quindi un plauso, soprattutto mi riferisco ai vari che io conosco bene, Antonio Pucci, Bufi, e ne dimenticherò sicuramente altri qui a Molfetta, come un plauso al mio presidente, alla mia società, quindi grazie a loro che noi continuiamo a fare basket, siamo felici di farlo, quindi grazie alla passione di queste persone che veramente mettono soldi in questo sport e quindi si continua. Beh, certo. Ben sai, sai benissimo, nessuno mai ha guadagnato soldi con la pallacanestro, quindi lo fanno solo e soltanto per passione. E certo, appunto la dirigenza è molto importante in questo, insomma oggi vi siete scontati con Molfetta, cosa è cambiato rispetto al Molfetta dell'anno scorso, cosa manca rispetto alla squadra dell'anno scorso? Sinceramente non lo so perché l'anno scorso il Molfetta era in C1, quindi ho visto solo qualche partita, chiaramente Molfetta, ti ripeto, stasera mi ha fatto un'ottima impressione. Così come parlavo con Giovanni, che è un carissimo amico, è indubbiamente una squadra obiettivamente un attimino corta, quindi Giovanni sta facendo i salti mortali perché obiettivamente sono un po' pochi, però detto questo i ragazzi ho visto non hanno mai mollato, a partire dal capitano, a finire a De Falco, quindi i vari pure Corazon, Grimaldi,
sono ragazzi che si impegnano, hanno lottato, ti ripeto, noi siamo stati più lucidi secondo me nel finale, siamo stati bravi, però onore a loro, sicuramente faranno il campionato che devono fare, nel senso secondo me lotteranno fino alla fine per entrare in un posto playoff, quindi ecco, prevedo, li aspettiamo con piacere chiaramente ad Agropoli. Oggi vi siete imposti al Pallapoli, la prossima volta vi imporrete sul vostro campo, insomma sul vostro parquet, contro una signora squadra, il San Severo. Sì, ci imporremo contro una signora squadra, il San Severo, che io conosco bene per essere pure lì un ex, una squadra tosta, profonda, però l'importante, ti ripeto, mo ci godiamo questa vittoria e poi da martedì mattina cominciamo a pensare a San Severo. Allora la ringraziamo coach, alla prossima. Con coach Gesmundo, allora un po' una strana sensazione su questo stesso parquet, appunto su cui c'è stata l'anno scorso la bella vittoria e la salita in DNB, arriva la sconfitta contro l'Agropoli. Cosa è successo? Cosa è mancato oggi nel Molfetta? Forse manca un po' di cattiveria quest'anno? No, secondo me è un parallelo che non esiste, nel senso che sono due squadre completamente diverse, due obiettivi completamente diversi, dei presupposti completamente diversi. E quindi paragonare le due cose, la squadra dell'anno scorso a quella di quest'anno, non ha senso, diciamo così. Semplicemente tu provi a fare il massimo, però hai di fronte 10 ragazzi che vogliono la stessa tua cosa e questa volta hanno vinto loro, diciamo. Ecco, il basket è differente dagli altri sport proprio perché possono cambiare le carte in tavola sino all'ultimo momento. All'ultimo momento forse i tifosi ci hanno sperato, visto che c'è stata un po' una rimonta del Molfetta. Avete cercato di limare un po' il risultato? Beh sì, io sinceramente io ci ho sempre creduto, perché ho detto anche ai ragazzi prima della partita, secondo me potevamo giocarcela, soprattutto in casa abbiamo l'obbligo di giocarcela con tutti. Poi magari sei meno lucido in qualche palla, qualche situazione diciamo decisiva, importante, e quindi la perdi, però loro hanno avuto il merito di stare sempre sulla partita, di difendere, di dare il 101%. Poi almeno vai a casa tranquillo, cioè tranquillo, comunque consapevole di aver dato il massimo. La sconfitta poi fa parte dello sport e quindi bisogna saperla anche accettare. Quindi lei dice che il Molfetta ha dato il massimo, cosa lascia una prestazione così? Lascia un amaro in bocca, perché abbiamo visto la partita ripresa all'ultimo quarto e poi persa per un paio di situazioni, però lascia anche un aspetto positivo che di bene auspicio per il futuro. Insomma, si può lavorare, si può migliorare, noi stiamo crescendo di prestazione in prestazione e continuando con questo andazzo qui, io ho detto anche ai ragazzi, potremo toglierci qualche bella soddisfazione. Quanto è soddisfatto dei ragazzi delle new entry del 93, Bertone e Corazzon? Quanto secondo lei hanno dato il massimo questi due ragazzi e non sentono comunque la pressione di una DNB? La pressione la sentono perché sono inesperti, la prima esperienza reale in campo, perché in passato hanno fatto sempre i cambi o il settore giovanile, però loro ci stanno dando dentro, io lo dico sempre a tutte le interviste, ci stanno dando dentro perché ci provano e questo è importante, perché poi se ci provi magari un giorno ci arrivi vicino, l'altro ancora più vicino, poi ci riesci. Se non ci provi nemmeno, perdi in partenza. Loro come tutti, anche i senior, stanno provando a dare di più di quello che hanno sempre fatto, anche in condizioni, ripeto, logistiche precarie. Ci siamo allenati tutta una settimana a un canestro, quindi era difficile anche preparare la partita. Però loro, nonostante le difficoltà, anche stasera stessa ci sono state delle disavventure qui nel palazzetto, in queste difficoltà hanno dimostrato maturità e presenza nel voler comunque lottare fino alla fine. Su cosa ha bisogno di lavorare la squadra ora in questo momento? Ha bisogno di lavorare su degli equilibri, su come coinvolgere un po' tutti e su degli equilibri anche difensivi, su degli spostamenti difensivi, delle scelte difensive, che io penso si possa colmare quei gap che abbiamo attualmente, che però si stanno assottigliando sempre di più. Prossima partita contro Biceglie in trasferta, che partita si aspetta, visto che sembra un po' una squadra imbattibile questa qui? Biceglie è un'ottima squadra, con rotazioni profonde, io sono molto amico del loro allenatore, a lui ho detto, confidato quello che penso sarà il loro posizionamento finale.
È sicuramente una squadra con dei giocatori di prima fascia, Drigo, Storchi e Torresi per tutti, però gli altri sono comunque giocatori che stanno in campo, sono propositivi, sono presenti, hanno personalità e lo stanno dimostrando, si sono andati a giocare la partita a Scafati per esempio. Sarà una partita sicuramente tosta, però è un derby, noi abbiamo giocato contro di loro in precampionato e abbiamo venduto cara la pelle anche in quella situazione là e proveremo a dare il massimo e a spingerci oltre il nostro limite. Ecco coach, forse quello che ha colpito di più oggi è stato l'abbraccio finale tra i giocatori. Quanto contano i valori nello sport? Valori nello sport sono tutto. Se non hai valori nello sport non eccelli, a prescindere dal tuo talento, dalla tua fisicità, se non hai quello e se non impari quello facendo sport da piccolo, sicuramente non puoi fare lo sport, oppure lo farai ma in maniera non costruttiva. E infatti io provengo dal settore giovanile ed è una cosa su cui insistevo tanto quando allenavo ragazzi, cioè, lo sport è un mezzo per far crescere le persone prima che i giocatori. Insegnare il rispetto delle regole, insegnare la convivenza con compagni, rispettare l'allenatore, il professore o chi di turno, sono tutti valori, la lealtà, la sportività, la cultura della sconfitta, cioè, potrei elencarne quanti ne vuoi, sono tutti valori imprescindibili, importantissimi, che fa bene averli e lo sport è un ottimo viatico per arrivarci. La ringraziamo coach, alla prossima. Grazie.